Non si ferma neanche sotto la pioggia la Vigor Spoleto di Mister Mancuso che dopo il rocambolesco 3-3 della settimana scorsa contro la Bacigalupo, già da martedì ha ripreso gli allenamenti in vista del derby contro la Quattro Castelli. Siamo con il tecnico della Vigor Spoleto, Rocco Mancuso. Allora tracciamo un bilancio di queste prime 11 giornate. Com'è? Positivo? Beh, un po' positivo sì, perché ultimamente stiamo sempre migliorando, bisogna migliorare nel gioco. I ragazzi cominciano a crederci sempre di più, specialmente quando vanno in campo. Se avete visto l'ultima partita, la grinta, la cosa, la voglia che ci hanno messo, perché quella è la volontà di vincere la partita. Tutte le partite, su tutti i campi dove andiamo, andiamo sempre per vincere le partite, almeno, quantomeno ci proviamo. Poi quello che viene, viene, perché il pallone non è che lo inventiamo, non inventa nessuno il pallone, il gioco del calcio. Dal derby con la Bacigalupo si è vista una Vigor in ottima condizione, visto che è venuta fuori nel secondo tempo. Sì, l'ho visto anche io. Beh, il primo tempo non è che abbiamo giocato tanto male, ci siamo impegnati e ce l'abbiamo messa. Loro sono stati più fortunati, hanno messo dentro due palloni. Naturalmente nel secondo tempo qualcosa bisogna che si cambia. Quantomeno provarci a cambiare. Ci siamo riusciti, e mi è piaciuta la reazione dei giocatori, dei ragazzi, che avevano voglia di dimostrare che non erano quelli del primo tempo. Sabato andata ad affrontare una Quattro Castelli arrabbiata per quanto successo contro la Superga, una partita difficile. C'è un giocatore che magari vorrebbe togliere alla squadra avversaria? Difficile perché hanno arrabbiati perché, scusa, che è successo? Io non so niente. Per la questione dei fuori quota, no? Che hanno giocato due fuori quota anziché tre. Sarà stato un errore, una confusione, non lo so che gli è successo. Però con questo non è che andiamo lì a trovare una squadra arrabbiata. Io penso che quantomeno di fare una buona partita come contro la Bacigalupo e far divertire le persone che vengono a vedere. Quella è alla fine la cosa, che le persone che vengono a vedere le partite si devono divertire. Cioè, almeno noi ci proviamo a giocarle. Poi quello che viene, viene. Ma non c'è nessun giocatore che toglierei a nessuna squadra io. Forse ce ne potete Lei mandare uno. vanno bene i suoi. Sì, sicuramente. Io parlo solo della squadra mia, conosco i miei giocatori, so quello che possono fare e quello che possono dare. Ci devono credere. Tutto lì. Cuna Donato, centrocampista. Claudio Carlini, difensore. Stefano Piccioni, centrocampista. Roberto Buono, difensore. Ferdinando Loredoni, difensore. Zampolini, Alessio, difensore. Elvis Bayamai, centrocampista. Erzenalco, centrocampista. Matteo Bufalini, centrocampista. Luca Loredi, attaccante. Nonostante uno dei migliori attacchi del campionato, con ben 21 reti messe a segno, la Vigor ha lasciato per strada qualche punto di troppo, ma ora è pronta a cambiare marcia. Siamo con il direttore sportivo della Vigor Spoleto, Maurizio Cuna. Allora, domenica un derby molto avvincente, finito in pareggio per la Vigor, un punto guadagnato, due punti persi. Vista come era iniziata la partita, un punto guadagnato. Anche perché abbiamo giocato con un'ottima squadra e un punto guadagnato, certo. Potevamo anche perdere, noi comunque sì, eravamo soddisfatti per la reazione che ha avuto la squadra nel secondo tempo. Siamo contenti così, diciamo. Adesso passiamo a Cristiano. Sabato vi aspetta un impegno difficile sul campo di una Quattro Castelli, arrabbiata per l'errore tecnico commesso domenica contro la Superga. Che gara sarà secondo te? Ma una gara sicuramente molto equilibrata. Noi veniamo da un risultato molto positivo. La squadra, a mio avviso, ha ripreso a giocare come sa fare e quindi andiamo in Valnerina e ce la giochiamo. Maurizio, dove può arrivare questa squadra secondo te? Ma dipende da loro. La squadra vista nelle ultime 4-5 partite, sinceramente, non ci dava molta fiducia. La squadra del secondo tempo invece dimostra che è una squadra che se la può giocare sia con le prime, ma che può vincere con tutte se gioca come il secondo tempo, o può perdere con tutte se gioca come il primo. Cristiano, da domani si apre il mercato di riparazione, la Vigor effettuerà qualche colpo? Ma dipende, stiamo valutando un paio di inserimenti. E non so, da parlarne con il mister Rocco e poi vedremo.
Anche se magari ancora non svegliamo i nomi, però in quali settori del campo? Ma sicuramente un centrocampista e forse un attaccante di categoria superiore.